benvenuti all'ennesimo Blancos. Qua la gente ride. Gente ride, non, ride, non lo so perché ridono, scusa. Ma perché Ridoni ride sempre. Ma perché pensano che non siamo. Il suo nome ho detto. Non si poteva dire. Perché pensano che non siamo capaci a fare le interviste, che ormai sono decenni che facciamo interviste. Come stai, Luca? Molto bene, te? Bene. Pasquale Gentile, come stai? Marchettario, il re delle marchette, ovviamente. Ho detto anche. Oscar. Azzurro. Azzurro, perché? Azzurro, perché sono rimasti lui. Il culo, sì, lui mi chiama Fast and Furious. Io lo chiamo Azzurro perché sono rimasti praticamente lui e la Bidoni. Il principe della Bella Addormentata. Scusa, Azzurro, Bidoni, certo. Con la Volvo azzurra sono rimasti loro, no? Ma lui non ha la Volvo, ha una Saab. Azzurra? Sì. Ma vabbè, gli hai detto che gli europei sono finiti? Che scemo, no? Che sei, poverino. Vabbè, ma già la piglia per il culo abbastanza. Ma siccome ogni volta con i miei cerchi, eccetera, eccetera, volevo dire che io non mi sono comprato i cerchi. Ho cambiato la macchina. Giusto, perché vero, a me non mi interessa cambiare vabbè, i cerchi. Ma la gente non gliene frega un cavolo. No, ho capito, però, che ogni volta è nelle interviste. Vabbè, comunque. L'arcano, oggi cos'è? Oggi è Blancos di nuovo. Infatti vedo che quest'anno Fiorini. Fiorini sempre più nero. No, io sono. Beh, sono grigio, sbianco. Sì, bianco, okay. Però c'è sempre qualcosa di bianco. Abbiamo un ospite stasera famoso, Che non è Fast and Furious. Che non è no, lui è Fast, lui è veramente Fast. È Asafa Powell, mio amico, my friend. Scusa se quest'anno il Tango, il Blancos, non c'era neanche un VIP. Beh, neanche a pagarli, non li paghiamo, vengono per me e per te, capito? Questo è il bello. E per il buon bere. No, certo, per la situazione, per la Vidoni vengono anche. Ancora, è tre volte che dici Giada Vidoni. Scusa, quattro. Giada, puoi dargli il numero di telefono così vi sentite dopo? No, lei è fidanzata e non lo dà nessuno. Giustamente. No, ma infatti. Comunque, bene, oggi cosa c'è al Blancos? Giusto per fare l'intervistatore. C'è una festa dell'Aperol, sì. E questo giusto per dare un po' più di colore, no, alla situazione, ma in realtà siamo sempre noi, cioè c'è Gianfranco che suona. Beh, non è sempre la stessa. No, non è sempre la stessa cosa, dico ci siamo sempre noi, per fortuna anche. Beh, io sono l'organizzatore, tu sei il padrone, quindi dobbiamo esserci. Io sono la mente, l'organizzatore occulto, no? Tu sei quello, no, da tu sei quello che si spaccia per l'inventore. Sì, no, vabbè, in realtà l'abbiamo fatto insieme. Sì. Abbiamo condiviso questa idea. Ma non devi dire di no. Sì, vabbè, no. Sì, è vero. No, quindi dalla nostra idea è venuta fuori questa creatura, no? Questa orrenda creatura. No, scherzo. Che ha 7 anni ormai, è in prima elementare. Sì. In seconda magari. So che tutti hanno bocciato e sei. No, vabbè, in prima elementare 6-7 anni. Ok, va bene, seconda. Comunque insomma, seconda elementare sì, va sempre bene, sempre quasi meglio degli altri anni. Sempre un crescendo. Sì, diciamo che noi la crisi di Ma basta sbrodolarci addosso. No, dico la. No, io non la sento, non so se altri la sentono. Comunque noi stiamo facendo un bel lavoro. Sì. No? Cosa fai? Stiamo facendo un ottimo lavoro. Albertino l'abbiamo tirato su anche lui sul Abbiamo inventato un grande lavoro per Albertino. Esatto, un futuro da fotografo. Aspetta che mi asciugo. Adesso girerà con lo sgabello, lo sai, no? Perché è lui piccolino? Tutte le foto che fa, le fa praticamente che si vede il mento. Beh, è vero, perché se no si vede il doppio mento. Gira con lo sgabello per fare le foto. Normalmente. Abbiamo detto quasi tutto e vedete le solite nostre cagate in tempo. Prossimamente, record, cosa c'è al Blancos? Perché io non lo so. È inutile che mi chiedi perché tu sei sempre tu che sei la mente. Tu lo sai. Dovresti dirmelo. C'è la festa del K1, che salutiamo K1. Giampaolo Osmania. C'è la festa del famosissimo marchio Italia Independent. E qui e poi non lo so, aggiornami te, dillo te ai nostri spettatori. Perché intanto ne abbiamo date due e quindi chiudiamo luglio. Il Klondike è perfetto, che è oggi la festa Klondike, appunto. No, volevo ricordarla. No, vabbè, dai. Li abbiamo avvisati che era oggi. Sì, era oggi, infatti stanno arrivando, ma no. Per strada, stanno arrivando i tavoli, stanno arrivando. Ok, salutiamo Pasquale. Stavo scherzando, Pasquale, alla fine. No, ma non è una marchetta. È un marchettaro, diciamolo. È un marchettaro, lui fa il suo lavoro. Giustamente è pagato. Sì. È pagato anche caro. Sì. È diventato come DJ. Perché se lo merita. È il vocalist del Besitos, poi tra l'altro. Che culo. È una delle feste più importanti. Senti, del Triveneto. Del Triveneto, ma di Lignano. Esatto. Ecco, e quindi lo ringrazio perché lui ogni sera le 1000 persone le fa esagitare. Esatto. E quindi lo ringrazio. Cosa c'entra col Blancos? Vabbè, questo no, va bene, no, era per ringraziare Pasquale Gentile, a cui ringrazio anche Matteo. Vabbè, lui prima di tutti, e anzi unicamente lui, perché lui è sempre è vero, veramente presente. Quindi ci dimentichiamo. Invece l'altro
non detto mai. Il marchettaro. Ma perché marchettaro, scusa? Ma perché lui è laureato in marketing, ma no? Ma non è marchettaro, te lo dico io. Io lo conosco bene Pasquale, non è uno che a inizio stagione inizia in un locale e finisce in un altro. Ma no, ma poi non va in tutti i locali. Ma no, lui lui ha solo quei 16 locali durante la settimana. No, non so. Questa è una polemica tra di voi che... Non voglio entrarci. Ti voglio bene, Pasquale, certo. Dai che siamo scemi. Siamo ti scemi. Purtroppo, Pasquale, devi capire, non abbiamo argomenti, perché raccontare del Blancos, del buffet esotico che va sempre bene, dei miei cerchioni, del Vespa. No, del cavaliere del lavoro che suda e sta lavorando tutti i giorni per... È una miniera, ragazzi, cioè, non possiamo parlare sempre di Luca, povero. Sta sudando, cioè, Luca. Guarda, tu alla mattina ti svegli. Dai, che dopo veramente qua credono che io non faccia niente. Poi al pomeriggio cosa fai? Non sai cosa fai a giocare? Io penso. Se non giochi a tennis, dove sei? Al Plaza. Io penso per gli altri e dico agli altri che cosa devono fare. Ma quest'inverno saremo tutti insieme? Non so, io quest'inverno vado a... Grazie. Non ve lo dico. Non ve lo dico perché sennò mi seguite. Potrei dirti, e spacciate. Grazie. Ma che scherzo. Hai salutato Asafa? Asafa è il numero uno e mi ha promesso che tornerà qua con la medaglia d'oro. Adesso torna, me l'ha promesso qualcosa. Lui mi ha detto ma non dico niente. Prossimamente ci sarà anche la donna più veloce del mondo sì. Chi è? È qua, è famosissima, è qua, è la cosa che sta arrivando, sta correndo. No, a parte scherzi, sono contento che Asafa sia venuta a trovarmi. Ah, è venuto anche Gallinari, vero? È venuto Gallinari, insomma, sì. Ma se non portiamo noi queste persone, chi le porta all'inizio? Ma Isla anche è venuto. Isla, Benatia. Maurizio, mio amico. Poi Pippo Inzaghi. Tutti. Li portiamo anche Paloschi. Basta, però. Anche dai, Stefano Giusto c'è. Allora? Non c'era Stefano Giusto. C'era anche Alberto Moretto. Oh, Alberto Moretto. Chi? Dai, chiudiamo qua. Va bene, quanti minuti sono passati? Oggi non mi hai dato l'iPhone. Oggi, secondo me, saremo sotto 7-8 minuti. Guarda che bello. Invito tutti quanti. Dove? In piazza? Piazza Fontana, no, Viale Gorizia 5, Lignano Sabbia d'Oro, okay. Tango Caffè, aspetta che Tango mi stanno chiamando. E chi è? Non si può dire. È la mia ex moglie, ciao Antonia. Ok. Ormai allora, salutavo tutti. Prossimamente ci sarà Bert, mi sembra che suona. Sì, mi sembra di sì. Ringrazio, perché lui si alterna insieme a Gianfranco Modio. Con quest'anno un, secondo me, a mio avviso, un Giovanni Trevisan fantastico. Proprio superiore alla secondo media. Secondo me si sta dando un grande contributo a questo locale e lo voglio ringraziare pubblicamente. Sì. Bene, io invece voglio ringraziare Gianluca. Poi. E Simone Vespero. Poi. Adesso devo dirli tutti. La Lucia. Va bene, dai. La Melissa. Comunque, la Natasha. Mia mamma. Basta, anche oggi Flo. Abbiamo detto le nostre solite mille cavolate, ma è tutto perché? Perché dobbiamo praticamente fare chiudere, una puntata dai, in 7-8 minuti e gli argomenti. No, io invece ho un sacco di argomenti, ma nessuno. Un sacco di argomenti intelligenti. Dimmi l'ultimo veloce che potrebbe essere. Qual è il libro che sto leggendo? Sì, qual è l'ultimo? Tu posso dirlo? No, poi devo mettere il messaggio promozionale. Educazione siberiana, comunque, bello, molto bello. Di? Nicolai Lilin. Costa? Che cazzo ne se costerà 12 euro, non so, boh. Me l'ha regalato. Lo usi per appoggiare il telefono. No, quello tu i libri che non sai, questa cosa sconosciuta. Leggendo, però. Certo, però vabbè. Vabbè, dai, comunque, dai. Ti voglio bene assai. Peace and? Love. Dammi un bacio. Sa? Muele. No, Saffico. Saffico, Samuel, che stupido. Ciao, vi vogliamo bene, scusateci. Ciao.